Eccoci tornati con Pokémon Soul Silver. Questa parte andremo a Fiordoropoli e la esploreremo un po'. Bene, le lotte farò vedere, tanto saranno veloci. Mettiamo Fluffy. Ho sbagliato attacco. Ma tanto è uguale. Ancora uno Spearow. Non usiamo uno Shock. Allenatore. Ora uno Snubbull al 13, femmina anche, noi glielo uccidiamo subito. Lasciamo Marip, sì, Marip, lasciamo Gold. Poi usiamo un rodafuoco e non lo uccidiamo. Io direi di mettere Dracula perché Gold è avvelenato. Mankey, l'ideale per il nostro Dracula, che userà un attacco d'ala e lo uccide. Avrà un Diglett. Noi continuiamo a usare gli attacchi d'ala e uccidiamo anche lui, Spartaco. E prendiamo anche il suo numero di telefono. Bene. Ora siamo arrivati alla pensione Pokémon. Nonno! I Pokémon che mi hai donato tu stanno benone, nonno. Anche tu mi sembri piuttosto in forma. Ah, Simo. Io lo sento. Questo è Simo, l'allenatore. E di Pokémon ne sa un bel po', non al tuo livello però, nonno. Vieni con me, Simo. Ora entreremo dentro la pensione. Nonno, ti presento il mio amico Simo. Oh, capisco, quindi ora è un fidanzatino. Ma cosa dici, nonnina? Non fantasticare, non è come pensi, siamo solo vicini di casa. Lo so, se l'hai portato tu, c'è di sicuro un ragazzo sveglio. Allora ciao Simo. Allora io, beh, vi saluto. Ah, che sbadata, mi stavo per dimenticare. Ecco, dammi il numero del Pokégear. Niente, rivolgi la... vabbè, non ci frega. Nonna, ci scambia il numero solo perché siamo allenatori tutti e due. Inventate storie interessanti. Bene, ora usciremo e incontreremo il suo nonno. Oh, a proposito, forse è una buona idea. No, no, no. Così ti possiamo aggiungere. Sì. Va bene, bravo, dai. A tutte e due ce li fa registrare. Io pensavo solo uno.
Ora andiamo su, dove ci sfiderà un poliziotto. Ma che hai? Cosa devi fare? Ah, i poliziotti sfideranno solo di sera e avranno quasi sempre dei growlit. Infatti anche sul cartone i poliziotti hanno i growlit. Comunque ci sta distruggendo. Non so che fare. E ci uccide Dracula. Mettiamo Fluffy. Così sale. Bene, un tono shock. Muore. Allora, gli sono Vasco Guardiano. Sto brutto, l'ha sfidato. Bene, eccoci tornati. Sì, tornati. Eccoci a Firdropoli. Io adesso mi curo i Pokémon, ma taglio la parte in cui li curo. Bene, eccoci curati i Pokémon. E adesso andiamo a prendere la bicicletta. Ecco qua il negozio. In pratica questo signore ce la regalerà per fargli pubblicità che non vende. Che ho sbagliato, gli ho detto di no. Ecco. Bene. Ora andiamo alla torre radio. Dove sto andando? Mi ha preso un tic. Ecco. Come stavo dicendo, adesso andiamo alla torre radio per prendere la scheda mappa. Se andavamo alla palestra, aspetta che è successo un casino. Comunque stavo dicendo, se adesso andavamo alla palestra, perché succede così, non lo so. Vediamo. Proviamo a rientrare. Non lo so perché succede così. Vabbè, è uguale. Comunque, quella a destra è la capopalestra. Ecco, adesso ho sistemato. Se rispondi correttamente a 5 domande, c'è una scheda radio. Se inserisci nel PokéGear, puoi ascoltare la radio quando e dove vuoi. Parte del quale. Sì. Possi vedere la mappa città tramite il PokéGear. Risposta esatta. Possiamo. Vero nidorina. Sì. Risposta esatta. Per produrre le Pokéball, artigiano. No. Usa le bicocche? No. Ancora risposta esatta. Magikarp può. Non può usare. Sì. Strepitoso, insieme a Dori, il professor. Ok, no, no, no. E namo. Ce l'hai fatta, complimenti, hai vinto una scheda radio. Ora Simo può usare il PokéGear come radio. Comunque sto dicendo, quella a destra è la capopalestra di Fiordoropoli. Wow, ma sei un fenomeno. E io ora convinta. No, devo già tornare in palestra. Bene, ora la possiamo sfidare. Ma prima direi di vedere le strutture di Fiordoropoli. Bene, questa è la stazione che potremo usare più avanti. Questo è il casinò. Questo invece è un signore che in pratica ti cambia, cioè ti fa dare dei soprannomi ai Pokémon oppure te li fa cambiare. Bene. E nella prossima parte faremo. Cioè faremo. Batteremo la palestra di Fiordoropoli. Io adesso vi saluto. Ciao!